Sezione romanzo storico, stiamo arrivando al termine di questa serata. Premiato Stefano Muroni, Rubens giocava a pallone della Pendragon Edizioni. Mentre chiediamo a Stefano Muroni di cominciare ad avvicinarsi al palco per la premiazione, ascoltiamo la motivazione. Un romanzo sul calcio e il grande Torino di Valentino Mazzola, che non parla solo di calcio. Anzi, Rubens giocava a pallone. Di Stefano Muroni, attore, produttore. Non a caso, già autore di novelle sulla grande bonifica ferrarese e molto più. È un affresco di un'epoca, un esempio di storia italiana di riscatto attraverso lo sport. Di Rubens Fadini, la vittima della tragedia di Superga, appena 10 mense e un al Milan in Serie A. Si sa poco. Ma quel poco, nelle sapienti mani di Muroni, diventa scheletro attorno a cui plasmare la carne levura. Con pagine tanto commoventi quanto di la povertà, il talento, l'ostilità del re, la determinazione, la guerra, il lavoro faca, l'amore, il sogno reto, lo schianto fatale. Rubens si anima e scende in campo. E il lettore là, a Tresigallo, come a Lisbona. Era premiato Adriano Benzi di Automazione Industriale BRC, riceverà una busta con assegno alla stampa dell'incisione sul rame di Peter van der Heijden donata dal dottor Riccardo Alemanno, presidente dell'Istituto Nazionale Tributaristi. Prego, venite sul palco. È Stefano Muroni, ben trovato. Ecco chi ti premierà, arriva anche il premio. E complimenti. Grazie, prego, accomodati. Allora, attore, produttore, scrittore, per gli altri non avanza più niente, insomma, fai tutto tu. No, anzi, chiedo anche scusa per la foto che era il post che ho fatto appena ho saputo del premio, quindi insomma, potevo mandarne anche un'altra. Ma sa, professor Giacobbe, intanto un onore essere qua con lei e grazie di cuore a questa bellissima città, a questa bellissima regione, ringrazio l'amministrazione comunale e tutta la giuria del premio Acquistoria e complimenti anche agli altri quattro finalisti. Io fin da bambino ho sempre sentito l'esigenza di dare voce a chi non ha più voce e ho iniziato dai vecchi del mio paese, sono di Tresigallo, della provincia di Ferrara e quindi ho intervistato con le mie telecamerine, i miei nonni, i miei zii, gli ultimi superstiti di una grande storia che era quella della rifondazione di Tresigallo avvenuta tra il 35 e il 39 ed è diventata poi una città corporativa, una città industriale degli anni 30. Però sapevo fin da bambino, e devo ancora farlo, che prima di morire devo raccontare la storia degli scariolanti della bonifica ferrarese, una storia sommersa dal tempo, avvenuta fino all'800, fu la più grande bonifica ottocentesca al mondo, questa è una storia dimenticata. E poi io sono un attore, un produttore e poi anche scrittore e quindi ho voluto anche raccontare la storia del terremoto dell'Emilia Romagna. Quello che manca oggi secondo me è una produzione di memoria contemporanea e l'anno prossimo è il decennale del terremoto dell'Emilia, il secondo terremoto per danni, 20-29 maggio, e quindi ho realizzato il film La notte non fa più paura che è andato su Sky e una persona quando l'ha visto al cinema mi ha detto io credo oggi dopo questo film che di essere guarito. Questa persona ogni giorno soffriva di attacchi di panico dopo quella scossa. Ho realizzato anche il film su Don Giovanni Minzoni, parroco ucciso nel 1923 ad Argenta, e gli argentani, provincia di Ferrara, i quarantenni, mi dicevano noi qui ad Argenta siamo ancora sconvolti dall'uccisione di Don Minzoni, ed erano passati quasi un secolo e il signore che mi ha detto aveva 40 anni. Quindi ci sono questi traumi transgenerazionali di storie sommerse dal tempo che in fondo nessuno racconta, che in qualche modo devono essere raccontate. Tu hai riportato alla luce proprio per non perdere la memoria. E parliamo del grande Torino, una squadra, la più grande squadra del mondo. 10 undicesimi facevano parte della Napoli, quindi si può subito immaginare quando sei forte. Sono stato a Superga e ho visto il muro dove si è schiantato quell'aereo. Ed è ancora estremamente toccante e commovente. Solo immaginare, lasciare immaginare quel momento, solo immaginare quella tragedia. Tu ci parli di questo calciatore, di questo Rubens. Come si innesta nella storia del grande Torino Rubens?
Rubens era un figlio della Bonifica Ferrarese, era del 27, mio nonno era del 29, quindi quasi un coetaneo della mia gente. Questo ragazzo aveva un grande sogno, che era quello di diventare un calciatore, ma era figlio di contadini indebitati, non ce l'avrebbe mai fatta. Poi nel territorio con il più alto tasso di disoccupazione a livello nazionale era la Bonifica Ferrarese, il Basso Ferrarese. E invece, nonostante un padre abbastanza violento, nonostante i bombardamenti su Milano, la famiglia Fradini poi si sposterà a Milano, questo principio direttivo interiore che aveva questo ragazzo di appena 13 anni, 14 anni, lo porta a giocare nella dopolavoro Ceretti e Tanfani, azienda di Milano, per 3 anni, vince i campionati provinciali, verrà poi acquistato dalla Gallaratese fra il 46 e il 48 in Serie B, e l'anno in cui la Gallaratese sta andando in Serie C, il grande Torino arriva a Gallarate, e nel 48, settembre-ottobre del 48, dirà: a Gallarate abbiamo trovato il nuovo Valentino Mazzola, nonostante Rubens poi fosse un mediano. E quindi sì, giocherà 10 partite, un gol memorabile contro il Milan, giocherà anche a Lisbona, ma poi al ritorno è una di quelle vittime che si trova nell'aereo e sbatte contro Superga. Era però il ragazzo più giovane e quindi la vittima più dimenticata. Quando sono andato a parlare con i familiari, con i loro nipoti, mi hanno detto: ti aspettavamo da 70 anni, mai nessuno ci è venuto a cercare. Nessun giornalista, nessuno della società Torino Calcio. Sai, dopo 10 anni pensavamo che venisse qualcuno, nel ventennale, nel trentennale, dopo 50 anni, abbiamo perso le speranze. Tu sei stato il primo dopo 70 anni e ti aspettavamo. Quindi era una grande storia che partiva da una microstoria che è quella del mio territorio, ma che poi arrivava al grande Torino. Come ho detto stamattina, insegna ai giovani soprattutto di credere nei propri sogni. Ecco, Rubens si ancora nella memoria collettiva di adesso perché è un ragazzo che ha sempre creduto nei propri sogni. Concludo, vorrei ringraziare la mia mamma e il mio papà che sono presenti nel pubblico, il mio editore Antonio Bagnoli della edizione Pendragon di Bologna, e vorrei dedicare questo premio a una persona che deve ancora esserci, a una persona che non c'è più. La persona che deve ancora esserci è mia figlia, che nascerà a novembre, nascerà a Roma, mia moglie è romana, ma si chiamerà Emilia. E la persona che non c'è più è il mio maestro, che è Antonio Pennacchi. Sai Stefano, perché non ti ho fatto alzare e non ti ho ringraziato subito? Perché ti devo dire una cosa da seduto, in modo che tu la capisca bene. Bravo. Grazie, grazie di cuore. Ci risentiremo.